Chirico, presidente della Gloria Tournament. Ciao a tutti. Ciao. Di Chirico, presidente della Gloria Tournament, ma in realtà grande ex atleta di artista marziale misto, ex giocatore anche di football americano. Tra l'altro noi abbiamo avuto, non so se lo conosci, ma qui abbiamo avuto diverse volte ospite Roberto Capata, a proposito di ex giocatori che stanno anche lui in nazionale italiana, però vabbè, questo è un po' un'altra storia. Io vorrei fare una domanda. Abbiamo parlato di tante manifestazioni all'interno del campionato dell'Università di Roma. È chiaro che si cerca di privilegiare sport di squadra, perché all'interno degli Atenei è più complicato. Ma secondo te sarebbe possibile introdurre anche una, e in che maniera, magari con una gara singola, con uno stage che dura magari un giorno? Allora, io ti ringrazio per la domanda, perché stavo per intervenire, perché io sono laureato in scienze motorie e mi domandavo se l'Università del Foro Italico facesse parte della vostra organizzazione e se sì, se fossero avvantaggiati in questo, perché in effetti scienze motorie e tutti gente. Torniamo ai nostri ospiti in studio, parliamo adesso di Alessio Di Chirico, presidente della Gloria Tournament, ma in realtà io volevo fare un passo indietro, perché parliamo Simone di un atleta di grande livello che ha combattuto per la Federazione Statunitense Ultimate Fighting Championship nella categoria pesi medi. Sei stato il terzo italiano di sempre a competere ed ora fondatore del Gloria Fight Center insieme a Riccardo Carfagna. Qualche curiosità ce la dobbiamo togliere? Sicuramente adesso tante curiosità. Parlando quindi del tuo passato recente in USC, qual è la differenza tra lo spettacolo che si vive negli States e quello che tu vivi in Italia? Beh, appunto, in Italia sono grandissimi atleti, siamo un paese che diciamo è straripante di talenti, questo su ogni punto di vista artistico, sportivo. E appunto la differenza è di show, perché in Italia ci stanno grandissime promotion come l'UFC, che è la più grande promotion al mondo dove io ho militato, e anche altre come Bellator eccetera. In Italia invece le promotion sono molto molto più basse, quindi non si riesce appunto a promuovere quello che è il talento, quello che è, diciamo, la ricchezza italiana. Quindi c'è un pochino più di difficoltà a creare lo show business intorno a un tipo di evento. Fondamentalmente sì, sta molto crescendo. Scusa se mi interrompo, ma io ho visto un momento particolare nelle immagini che stanno andando come Ampex, che vorrei commentare in studio. Era l'altra. Possiamo rimandare? Era l'altra subito curiosità. Quindi descriverci cosa hai provato in questo momento, quando hai capito che era arrivata la vittoria contro Buckley. Beh, c'è da parlare prima che c'è stato tutto un periodo in cui venivo molto criticato, ho avuto 3 sconfitte abbastanza dubbie, la terza purtroppo arriva poi all'ultimo secondo, quindi era un periodo molto difficile, tutti mi davano per spacciato. E diciamo, Joaquin Buckley era la stella emergente in quel periodo, non aveva nessun avversario, mi sono proposto io, ho citato l'incontro che nessuno voleva accettare, e il fatto che riuscì ad andare a segno quel colpo in quel momento è stato proprio, non neanche ci credevo. Poi quando ho realizzato è stata una delle più grandi emozioni della mia vita, forse seconda soltanto alla nascita dei miei figli, perché come dico io, vincere là sopra, ossia vincere dopo che ci si è messi alla prova nella maniera più estrema possibile, è una delle cose più belle che ti possono capitare. E si percepisce anche ancora adesso nell'emozione, insomma, dal tono della tua voce, e quindi è un'emozione che poi contagia il nostro studio. Alessio, ma ora ti stai anche scoprendo come promoter della tua attività, quindi anche qui, che differenze, come ti trovi? Ti trovi a tuo agio in questo nuovo abito, diciamo? Ma devo dire che mi sono divertito tantissimo. Sappiamo quanto è difficile in Italia organizzare un evento. Ci sono mille faccende da superare, mille ostacoli da superare. Però mi sono divertito tantissimo. Ho una capacità innata nello scoprire talenti. Questo lo riconosco proprio dalla bellezza nel muoversi, dalla capacità. Quindi la possibilità di poter aiutare questi ragazzi a emergere e a vivere quello che ho vissuto io è qualcosa che mi dà una grandissima soddisfazione, una grandissima voglia di realizzazione.
Alessio, il 5 febbraio avete fatto tappa al Paratorino per un importante evento. Ci racconti un pochino com'è andata, come si è trovato? Allora, abbiamo organizzato il primo Venator Gloria Tournament nel palcoscenico del Paratorino e c'è la collaborazione tra appunto la mia promotion e quella del Venator, che è una delle più grandi in Italia. Paradossalmente Venator offre un ottimo spettacolo perché offre, diciamo, i migliori professionisti in Italia. Io invece mi metto un attimo un gradino prima, che è nel fare esordire da professionisti quelli che sono i migliori dilettanti. E c'è stato il primo evento che abbiamo organizzato paradossalmente in pochissimo tempo, ringrazio gli sponsor che l'hanno permesso, e è andata veramente benissimo. Ci sono stati degli incontri bellissimi come questo che vedete nella foto tra Azzuzzi e l'avversario di Foligno, e ne faremo un altro a ottobre, fine ottobre. Perfetto, grazie. Quindi abbiamo parlato anche di questa attività. Al Paratorino è stata la prima esperienza, se non sbaglio, soddisfatto comunque da un punto di vista del pubblico. Hai parlato di eventi, mi è venuto a sorridere perché quando ha detto, dice, in Italia è difficilissimo, perché poi in realtà, diciamolo, quello che è complicato in Italia non sono tanto o non solo la promozione dell'evento, la partecipazione, la vendita dei biglietti o cose che, ma è tutto quanto una serie di adempimenti burocratici che sono incredibili, lo diciamo e lo ripetiamo, e che talvolta fanno perdere la voglia ed anche, se vogliamo, gli stimoli per gli organizzatori. Quando perdono gli stimoli organizzatori, ricordiamoci sempre che c'è un indotto che creano e che è incredibile. Noi lo viviamo sulla nostra pelle settimanalmente, e per questo, Alessio, ho sbagliato ad interpretare. No, in Italia si può fare tutto meno che lavorare, no? quindi per qualsiasi organizzatore, ma anche imprenditore, in generale è difficile, è difficilissimo, però io ho dedicato la mia vita, la mia carriera a questo paese e sicuramente non mollo, quindi rimango qua fino a che riesco a costruire qualcosa, a aiutare e a fare quello che mi piace. E ti facciamo davvero un grande bocca al lupo, perché è giusto così, poi gli imprenditori giovani a maggior ragione, però sarebbe davvero il caso di semplificare un pochino, perché altrimenti già le responsabilità sono infinite. Se poi uno ci mette anche le complicazioni dal punto di vista burocratico è ancora più complicato. Alessio, abbiamo parlato tanto della tua attività, del tuo passato da grande sportivo. Avviciniamoci invece, cosa secondo te deve avere un fighter, un ragazzo, per emergere? Quali sono le caratteristiche principali? Beh, assolutamente costanza, ci deve credere, deve avere resilienza per non arrendersi mai, e poi deve avere anche un buon management, perché spesso quindi deve essere anche intelligente a come si gestisce. Appunto, molti pensano che in questo c'è pure una sorta di fuga di talenti dall'Italia, però questo è un tema molto ricorrente in Italia, no? Che sia di talenti, di cervelli, eccetera. Perché gente prende, va all'estero per allenarsi, spende soldi e sicuramente acquisisce un grande bagaglio tecnico, però poi se non combatti è inutile. Perché il momento, quello in assoluto, in qualsiasi campo migliore, il momento migliore per crescere è quello in cui una persona si mette alla prova. Mi ricordo un esame in cui sono stato bocciato all'università, il professore mi disse: l'esame è un momento didattico. Ed è vero, perché poi alla fine quello è stato il momento in cui io ho preso di più. Quindi ci si allena tanto, e però poi non si combatte, e quindi alla fine si rimane sempre allo stesso livello, perché è combattere il modo in cui si cresce di più. Quindi resilienza e intelligenza manageriale di se stessi e di come si viene gestiti. A livello giovanile invece, ecco, un consiglio ed una spinta a una famiglia, a dei genitori che vogliono magari portare il proprio bambino a crescere, ecco, anche da un punto di vista fisico, di disciplina, eccetera, perché ancora magari c'è qualche remora. Allora, questo in ogni ambito sportivo dire una cosa molto impopolare, che si dice tra gli addetti al settore, che il miglior atleta è orfano. Questa non è una frase bella, però ci sono genitori che danno troppa pressione ai loro figli, e, diciamo, gli stanno troppo appresso, gli rompono troppo le scatole, scusate magari il linguaggio non è il massimo, però è questo. Quindi mio figlio, io sarei felice pure se facesse danza, sarei felicissimo. Lo sport lo deve decidere il ragazzo e deve poi essere lasciato libero di farlo.
Però in cosa nelle arti marziali miste si fa preferire da un discorso di sviluppo fisico, da un, per un discorso di mente, proprio di abilità, di mentalità? Guarda, io ti dico che l'età migliore per iniziare sport da combattimento, secondo me, è dopo lo sviluppo, quindi dopo 15-16 anni, perché essendo un'attività molto, molto traumatica per il corpo, a mio avviso iniziarla troppo precocemente può essere controproducente. Alla fine tutti quelli che sono i campioni da piccoli, nessuno arriva, a parte qualche occasione, qualche eccezione, il Lomachenko di turno. Lomachenko che però, se vi ricordate, è un pugile fortissimo ucraino, si è fermato per infortunio alla spalla. Ed ha alla fine quanti incontri da professionista? 10 incontri, ce n'ha pochi rispetto a altri professionisti. Quindi a mio avviso deve iniziare, quando lo vuole lui, all'età dopo lo sviluppo. L'importante è magari affacciarsi per conoscere quello che diciamo noi, sono abbastanza in linea, nel senso che fino all'età dell'adolescenza, fino ai 12-13 anni, si sviluppa anche dal punto di vista fisico, poi però di andare un po' a trovare, no? Perché parlavamo proprio parlavo della danza e parlavamo proprio la scorsa settimana con un ospite che diceva un bambino che fa danza ancora adesso è un bambino che è visto in maniera strana, in maniera particolare. E invece magari ci sono grandi appassionati che non sono spinti, in questo caso proprio dai genitori, e quindi no, rifiutano un pochino i propri sogni. Invece andare a conoscere un qualcosa al di là degli sport tipici e canonici, che sono naturalmente il calcio, il basket, il volley, tutto ciò, credo che sia molto, molto importante. Forse nel vostro settore talvolta ho sentito dire che esistono un po' troppe sigle, che c'è un po' troppo confusione, non si riesce bene a capire. Nel pugilato assolutamente sì, diciamo se ti riferisci alle cinture. Sì. Nell'MMA c'è la fortuna e a volte forse la sfortuna che c'è un'unica vera cintura importante che è l'UFC. Ora però diciamo che questo è tema d'attualità, mi stanno facendo moltissimo la guerra, ci sono influencer che stanno facendo di tutto per far crescere altre promotion, no? Le più grandi promotion di MMA stanno emergendo anche Bellator, PFL, per esempio, è una promotion che paga tantissimo gli atleti, che ha fatto anche una branca europea e quindi cominciando a mettere un po', dando il filo a torcere all'UFC, però per fortuna finché rimane l'UFC ci sta, noi non abbiamo questo problema. Grazie Alessio Di Chirico, a presto nei nostri studi, una pausa pubblicitaria. Valeria, tu sempre qui però, Io rimango qui con te. Benissimo, 2 minuti e poi di nuovo nelle vostre case.